Benvenuto Don Alberto. Ciao, grazie mille. Sì, raccomandati pure. Bene, benvenuti anche voi in questo spazio dedicato alle interviste con i protagonisti del festival. Abbiamo Don Alberto con noi che è appena sceso dalla platea dove ha parlato del suo ultimo libro. È anche primo, immagino. È secondo. Secondo? Ma scusa, sono poco informato. Allora, due domande veloci per i nostri spettatori sui social. La prima è questa, il tuo modo di comunicare ai giovani, il tuo linguaggio che fa breccia nei giovani, che noi ecclesiastici normalmente facciamo una gran fatica a intercettare. Viene da un lavoro di studio, da un lavoro di ricerca, oppure viene dalla tua semplice esperienza con i ragazzi? Viene dalla necessità, perché durante il Covid ho dovuto reinventare il mio modo di comunicare, da un incontro faccia a faccia a un incontro attraverso i video, e poi stando tanto con i ragazzi ho imparato un pochino il modo di comunicare dei ragazzi, abitando tanto i social, un po' alla volta per osmosi penso di aver assorbito quel tipo di linguaggio che poi ho utilizzato per dire le mie cose, ha prodotto l'effetto di questo tipo di comunicazione. E poi un'altra cosa molto importante, sei anche tu, vieni dal mondo dell'oratorio, dal mondo dell'incontro con i giovani nelle piccole realtà di una parrocchia di periferia a Milano. Poi c'è stato, appunto, dicevi prima, il Covid, quindi questa chiusura che però è stata anche l'apertura di un nuovo mondo comunicativo, quello del social, della rete. E poi adesso c'è quest'ultima fase, no, che è iniziata da qualche mese, da un anno, poco più forse, di ritornare al contatto con le persone dal vivo, no? Però con questa nuova esperienza che si chiama Fraternità, che trae il suo volano, la sua forza dai social, e poi però si trasforma in incontri in presenza. Parlaci un po' di questa evoluzione del tuo rapporto con i giovani. Fraternità nasce dentro l'oratorio come una forte rete di relazioni tra i ragazzi, però erano ragazzi non solo della parrocchia, ma anche ragazzi che venivano da fuori, radunati attraverso i social. Poi questi ragazzi sono tornati a casa loro, hanno parlato con i loro amici e hanno raccontato l'esperienza, poi sempre attraverso i social questa esperienza è andata molto lontano, i ragazzi si sono spostati, insomma si è diffusa una rete di relazioni che va al di là delle parrocchie, delle diocesi, dei movimenti, e che li tiene insieme tutti quanti. E i social sono fondamentali, così come è fondamentale anche l'incontro in presenza. E nella vita dei ragazzi di oggi ci stanno l'una e l'altra cosa insieme, un'esperienza di chiesa che possa tenere insieme l'incontro personale faccia a faccia, l'incontro personale virtuale, dà vita ad una community o una forma nuova di chiesa. Ora non so come si evolverà questa esperienza, però sta già facendo tanto bene, non solo perché i numeri sui social sono alti, ma perché poi c'è un tasso di conversione in incontro concreto faccia a faccia importante. I ragazzi pregano, si incontrano, incontri i loro amici, e tutto questo penso sia molto bello. Bene, grazie tanto di essere stato con noi. Grazie a voi. Ti aspettiamo ancora qui al festival. Ciao, volentieri. Ciao. Ciao.